Fare i conti con l'ambiente, siamo nel pieno del Walk Show con Carlo Infante, siamo con Alessandro De Pascale. Ecco, cosa ti rimane di questa esperienza così diversa, della conversazione sostenibile qui a Ravenna? Ah, sicuramente è un unicum, è la prima volta che partecipo e anche vedo un'esperienza del genere, che è un'esperienza di condivisione massima di quelli che possono essere i principi che ognuno di noi ritiene importanti all'interno dello scenario ambientale e soprattutto del comunicare l'ambiente. E quindi molto interessante capire le varie sensibilità anche a seconda di quali sono gli ambiti di competenza di ognuno di noi. Non siamo tutti giornalisti qui e quindi si mettono insieme quelle che possono essere sensibilità diverse. Certo. Stamattina mi hai mostrato due libri che sono molto interessanti e che non parlano espressamente verticalmente di ambiente, però hanno a che fare con alcune delle keyword che abbiamo discusso oggi. Vuoi raccontarci questi due progetti che hai finalizzato? Sì, allora, il primo è uscito l'anno scorso ed è il caso Parolisi, sesso, droga, Afghanistan. È un'inchiesta che parte dall'omicidio di Melania Rea per raccontare cosa ci potrebbe essere dietro, ad esempio traffico di eroina su vettori militari. Questi viaggi in Afghanistan mi hanno comunque portato a conoscere anche i problemi ambientali di un paese che sull'ambiente è all'anno zero, e infatti stiamo provando ad attivare una serie di progetti di educazione ambientale partendo proprio dall'ABC, in un paese dove ancora confondono i diritti civili rispetto ai diritti di cittadinanza e quant'altro. L'altro invece è un libro che ricostruisce l'ultimo ventennio italiano, racconta della compravendita dei parlamentari, una delle pagine forse più vergognose e meno raccontate. Ne sono avvenute almeno tre di compravendite parlamentari su cui indaga la magistratura, c'è un processo in corso, è una fedele ricostruzione di quest'ultimo ventennio. Grazie Alessandro, buona giornata.